Felice Regresso, figli del pop italiano che ti prende il rap. Oggi no, pop. Perché? Ma che palle. È pop. Ma porco. Però invece sono contento di sentire il pop, perché se mi devi fare il rap di merda. Sì, perché c'è Mamarrone. Volevo fare il cattivone. Piedini. Amore Cane featuring Lazza. Lazza che viene da, abbiamo visto, ha fatto un sacco di concerti, ha fatto anche il suo super concertone a Milano, che abbiamo anche, se non sbaglio, guardato qualche, trovate poi il video qua su YouTube. Sappiamo che è un grande artista, che è un grande pianista, già collaborato con tante persone. Grandissimo atleta che facevano pop come Dolce Nera. E niente, non so cosa aspettarmi, perché questo è nel disco di Emma. La canzone vedo che, perché il disco è uscito da poco, ha avuto un grande impatto mediatico confronto a tutte le altre sue canzoni. Vabbè, piuttosto che fare i featuring con Tony F, va bene Lazza adesso, Emma, va bene. Sì, stiamo facendo quello che stavo dicendo. Stiamo facendo la reaction ad Emma, in realtà. Sì, no, guardavo da Spotify, vedevo che quella con Lazza ha fatto sicuramente più visite. Perché? Perché ovviamente è Lazza, il bait della situazione. Mi dispiace tanto che non ci sia la stessa forza di... sì, vabbè, ma Takage Ketra, 20.000 anni fa, Taxi sulla Luna, era quella che ha fatto poi quest'estate. Cosa è Taxi B sulla Luna? È sempre sulla Luna. Sì. Senti, ce la sentiamo? Per forza. Sentiamo. Raga, un like per piacere, per supporto, che mi devo ascoltare i pezzi d'amore che non me ne frega una minchia, per favore. E soprattutto, sì, un dito nel culo all'algoritmo e commenta qua per fotterlo alla stragrande. Ovviamente quello che vedete qua sotto non è il pezzo che stiamo per andare ad ascoltare, ma è quello che stavo ascoltando io. Vabbè. Milano Club. Lei ce l'ha il passaporto? Può essere. Non l'ha girata in Calabria. Cambiare gli accenti anche nel pop, no, però, eh. Asciughi le. Wow. Guardare. Siamo diventati anche nemici per non essere felici veramente. Ma chi è la prod? Billionaire e Simon Says. Mi piace un botto perché mi ricorda Tiro Mancino. Sì, e commercialmente parlando lo dico dopo. Cerbero. Che bella questa melodia. Mi ricorda anche qualcosa di Giusy Ferrero. Bravo pezzo di merda. Ti ho dato le mani e non dici che ti sono indifferente. Oi. Indifferente. E poi cercarmi tra gli sguardi della gente. A caso se le volte mi agitavo, ti vedo 100.000 volte, non riuscivo ad andare. Il testo è un basic incredibile. No, beh. Potremmo girarlo sul Ticino, questo video. Costava meno. La staticità è uguale, Costava meno. Aspettavo un droppino. Raggio di cristallo. Non so, dopo leggiamo il testo. Raggio di cristallo. Passa fortissimo. Così, l'hanno chiusa così. Ci aspettavamo il tum. Allora, produzione che sì, è vero, ricordava Tiro Mancino, quella roba lì italiana, un po' bella figa. Mentre per il pubblico un po' più generalista è entrata quella sessione ritmica alla reggaeton, con i suoni fighi però, non per tutto il pezzo, grazie a Dio, ma quasi all'inizio. E quindi riuscivano magari a seguire bene la struttura. Io leggerei il testo, perché con gli effetti e tutto. No, ma c'è da qualcosa di figo da rubare, eh? Ruba questo testo. Non so, io a me il testo mi è sembrato di un basic incredibile. Cane che arriva dall'inferno e che non trova posto nella notte. Cioè, che cos'è? Un pezzo dei Misfits. Un pezzo basic pop italiano. Quale se amore, devo dirti, fiore. A me fondamentalmente questo stile piace un sacco. Come mi hai anticipato, è una roba che ascoltavo. Quindi Tino Mancino, Otto Home, insomma, quel filone indie italiano che strizzava l'occhio al pop anche come melodie. I suoni sono bellissimi. Infatti, vabbè, c'è Drillioner dietro, non puoi aspettarti di meno. Lazza è stato pop al punto giusto. Sì. Ho
utilizzato, secondo me, poi poi il pop dance 90, Lazza, cioè aveva quella lineetta di vocale figa. Sì, io questa roba l'ho ritrovata tantissimo nel, nell'indie del, del 2000. Comunque era quel copiare i 90, rifarli in una chiave un po' più, più morbida. È un pezzo che mi piace, me lo ascolto volentieri se lo trovo in radio. Un po' troppo lagnone, potevano usare un po' di più con anche la scarica di adrenalina, eh? Perché... quando ti dicevo manca un drop, secondo me era proprio quello, cioè sei rimasto proprio basso. Va bene piangere per l'amore, per carità di Dio, però guarda, posso dirti che secondo me non è tanto non mi ha dato la sensazione, una malinconia, malinconico, che è un po' più però. Che è un po' meglio che perché piangere mi ha rotto la wall. Sì, ma sono i sei gradi della separazione, cioè la depressione, malinconia, rabbia, accettazione, no? È figo questa cosa. Sei gradi della separazione. Adesso aspettiamo che vada avanti con i pezzi, allora, sì. Così quando arriviamo alla rabbia, ma mi diverto. Ma Emma, secondo me basta con i pezzi, perché già con Tony F, no, secondo me hai già fatto fin troppi fituri. No. Basta che poi... Vuoi leggere questo testo, allora? Ma io sono curioso, perché allora, c'è sempre da dire, vediamo anche se chi l'ha scritto, se Emma è un'autrice, ha un autore. Se scrive lei è già un punto in più. Sì, ma se scrive lei e poi un testo basic. Sì, però ascolta, io vengo da quella generazione dove anche le ragazzine che ascoltavano la boy band, quando si scopriva che avevano gli autori, era un tradimento per il fan. Quindi io ho ancora quella roba lì. E figurati nel rap, capito? Sì, 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 certo, certo. Vai. Le cose tra di noi partono sempre dalla fine. Quindi non lo so, vabbè. Asciughi le lacrime che io non ho. Ah, quindi loro dicono: pronto, chi è? Poi sfilla il telefono ed ecco il sé. Asciughi le lacrime che io non ho. Sei la metà che confonde quando la voce si rompe. È criptica, è una poesia. E dovrei guardare oltre, ma non mi va. Siamo diventati anche nemici per non essere felici veramente. Quindi l'orgoglio. In un albergo di Milano con le ossa rotte, sopra le lenzuola fredde, vabbè, sei un'autopsia. Ma dimmi dove vai la notte. In bilico, forse io, non so se farsi male a volte. Fa luce una dinamo e negli occhi c'è ancora il bello. Se l'amore è un cane che viene dall'inferno, o se si è nascosto dentro un posto che non è mai la notte. Porco e non hai finito la frase. Se l'amore è un cane che viene dall'inferno, o si è nascosto dentro un posto che non è mai la... Ma è totalmente scollegata la ragazza qua quando parla. Beh, è una merda. No, non è una merda. È una merda. È poesia, è criptica. Aspetta, capiamoci qua. Cerchiamo di... Lazzano, io voglio capire Emma che cazzo mi deve dire. Ma che cazzo mi deve dire Emma? Emma che al Berlin con... No! Che poi già di denunce ne ha presa abbastanza per gente che sui cazzi. Allora... Perché mo si è spostato lo schermo? Barlo, io devo capire. Mi cambi la luce? Emma. No, ti prego. Listen to me. No. Le cose tra noi partono sempre dalla fine. E la lascia lì. Asciughi le lacrime che io non ho. Non ho. Sei la metà che confonde quando la voce si rompe. E dovrei guardare oltre. Ma non mi va. Chiude così. Butta lì. Siamo diventati anche nemici per non essere felici veramente. E qua si potrebbe fare un dibattito della serie. Ma che dibattito vuoi fare? No, metti a parte l'orgoglio, fai la pace. Ma chi se ne frega, ma è una cazzata, no. Ma tu ce le stronzate, dice. In un albergo di Milano, perché così capisco che è l'Italia. L'unica roba bella, bella, bella è veramente questa. In un albergo di Milano con le ossa rotte e sopra le lenzuola fredde. Dimmi dove vai la notte. In un albergo di Milano, cioè, parti bene. Perché mi stai facendo uno storytelling di qualcosa che non è mai esistito. E entri nelle minchiate. Sono... Però Milano, quindi è l'italietà, no, è tutta quella. In bilico, forse io non so se farmi male a volte. Fa luce una dinamo. E negli occhi c'è ancora il bello. Secondo me c'è un rimasuglio negli occhi. Aspetta. Questa è un'altra frase bella, oltre secondo alla roba me... dell'albergo di Milano, sì. Quello solo te. Negli occhi c'è ancora il bello, è una delle frasi evocative del pezzo. Aspetta. Ma due, raga. E se l'amore è un cane che viene dall'inferno, o si è nascosto dentro un posto che non è mai la notte, o è diventato. No, niente. No, e basta. E poi lo lascia lì. Cioè, inizia con delle opzioni che poi non ci sono. Sì, vaffanculo. Che cazzo. Allora, secondo me sono frasi così che lei scrive, annota nei suoi periodi di spostamento, di transizione. Femminile. Alcune belle, alcune di merda. E poi le butta lì. Quindi tu sei convinto che abbia scritto lei questo pezzo? Sì, beh, io spero. Okay, perché altrimenti poi io darò la caccia, forse l'ultima cosa che faccio a chi? Emma, Jacopo Ettore, Jacopo Lazzarini, che? Eh sì, ma sì, l'ha scritta lei. Emma, sei criptica, cacchio. Me lo puoi spiegare anche in privato, mi spieghi il testo. Poi basta. Vuoi leggere Lazza? No, puoi leggerlo tu. Prego. No, io non volevo leggere neanche io, questo. Io ti do tutto. Se vuoi leggere. Ah, Lazza. Volevi farlo splendido con Emma. Scusami, sì. Ti ho fatto tutto dargli letto. No, il testo è bellissimo. Emma. Coglione, Emma. È vedi perché non devi andare con gli amici a rimorchiare? Perché. Quali amici?